Ben ritrovati cari amici, eccoci qui con la prima edizione di oggi con la nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Iniziamo subito con la lettura delle notizie di oggi. Nuovo DPCM, Conte in conferenza stampa alle 13.30, tutti i locali chiusi alle 18 ma aperti la domenica, provvedimenti fino al 24 novembre. Per tutta la giornata appunto di ieri e ancora oggi le regioni avevano proposto al governo di lasciare aperti i locali fino alle 23. Nelle scuole superiori sarà possibile portare la didattica a distanza anche oltre il 75%, chiusi cinema, teatri, sale, scommesse, palestre e piscine, sospese anche le feste dopo i matrimoni. Sempre sul Covid, ambulanze usate come camere di isolamento. Se fanno altro invece dell'emergenza non ci sono per i soccorsi, dicono. Possono restare ferme anche per 10-12 ore. Molte sono bloccate da interventi Covid, compromettendo altri codici rossi. Ieri abbiamo dovuto attivare un'ambulanza dalla Ladisfoli verso Fiumicino per un codice rosso. Tutte le altre erano bloccate, lo spiega Cristina Girardet, responsabile 118 della sanità di USB. Covid, Franco Locatelli del CTS dice: non siamo vicini alla perdita di controllo, evitiamo di farci prendere dal panico. Il componente del Comitato Tecnico Scientifico e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità in un'intervista sembra invitare tutti a fermarsi e riflettere sulla base di numeri e dati. Certo è che oltre 19.000 contagi registrati ancora altro ieri e le richieste di misure sempre più restrittive nella notte hanno portato il Premier a firmare un nuovo DPCM. Lo spettacolo dal vivo leva gli scudi contro il DPCM di ottobre. I teatri sono luoghi sicuri, dicono. Asso Lirica dice: le istituzioni hanno di fatto dimenticato gli artisti solisti e i creativi del teatro, lasciandoli senza sostegno economico e senza nessuna tutela sui contratti persi e senza nessun contributo previdenziale per questi due anni. Per questo il mantenimento delle attività teatrali è irrinunciabile da qualsiasi punto di vista. Il lobbista dei poveri e il pressing per arrivare al reddito minimo. Che errore aver descritto l'RDC come mezzo per trovare lavoro. In combattere la povertà, il libro Cristiano Gorico, ordinario di politica sociale all'Università di Trento, racconta l'esperienza di Alleanza contro la povertà, di cui è stato coordinatore fino al 2019. I rapporti con i governi Renzi, Gentiloni e Conte 1, la nascita del reddito di inclusione, che in 15 mesi dopo sarebbe stato sostituito dalla misura bandiera del Movimento 5 Stelle, che sconta il fatto di essere stata scritta da un gruppo assai ristretto, privo di specifiche competenze, in tempi assai rapidi e senza consultare alcun soggetto esterno. Notizie da Napoli e dalla Campania. Scontri a Napoli, il sindacato di polizia FSP dice: arrestati delle proteste già a casa, ci sono leggi inadeguate. Stigmatizziamo con forza che si faccia passare per un grande risultato che due delinquenti che hanno partecipato alle aggressioni alle forze dell'ordine a Napoli abbiano rimediato condanne al giudizio direttissimo. Quei due sono tornati liberamente a casa, non sconteranno un minuto della loro pena in carcere né ai domiciliari. Questi non sono i presupposti per fare sicurezza seriamente, perché gli appartenenti alle forze dell'ordine non siano solo dei fantocci spediti a farsi aggredire senza che lo Stato, che rappresentano le leggi e che sono chiamati a far rispettare, la loro dignità e anche la loro professionalità e la loro stessa vita contino poco più di nulla, se non si fa scontare concretamente una condanna a chi aggredisce un servitore indiviso. Allora il nostro lavoro a cosa serve veramente? E quanto afferma in una nota Walter Mazzetti, segretario generale FSP, Polizia di Stato, dopo la scarcerazione dei due arrestati per i disordini di Napoli, già noti alle forze dell'ordine. Penisola Sorrentina, due bimbi positivi al coronavirus, chiuso il plesso scolastico. Buongiorno, purtroppo devo comunicarvi che i tamponi di due bambini di 3 e 6 anni appartenenti allo stesso nucleo familiare sono risultati positivi, pertanto è stata disposta la chiusura per lunedì 26 ottobre del plesso scolastico di Torca al fine di effettuare un intervento straordinario di sanificazione. Gli alunni della sezione A della scuola dell'infanzia, la prima classe della scuola primaria, le insegnanti e i collaboratori scolastici saranno sottoposti a tampone. La dirigente scolastica dell'istituto Pulcarelli ha già inviato al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud gli elenchi dei bambini
delle classi interessate. Nel mentre saranno effettuati i tamponi, i bambini e le loro famiglie, le insegnanti e i collaboratori scolastici dovranno rimanere in isolamento domiciliare. Coronavirus via test e tamponi all'intera popolazione di Arzano. Oggi domenica 25 e lunedì 26 ottobre ad Arzano verranno effettuati test e tamponi sull'intera popolazione di circa 34.000 abitanti per l'individuazione di casi positivi. Le attività si svolgeranno dalle 8 alle 20 nelle quattro scuole cittadine che sono sedi abituali di seggi elettorali. Adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia, ma diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. In Friuli Venezia Giulia, in data 24 ottobre, sono stati rilevati 412 nuovi contagi e 3 decessi da Covid-19 a Udine, a Tolmezzo e a Sappada. Le persone positive in regione salgono a 7.827, di cui 2.607 a Trieste, 2.776 a Udine, 1.537 a Pordenone e 846 a Gorizia. Da lunedì 26 ottobre la Slovenia chiuderà i confini con l'Italia. Ai cittadini italiani sarà consentito solo il transito per raggiungere altre destinazioni e non si escludono controlli sanitari ai valichi e l'impiego dell'esercito. Il Friuli Venezia Giulia viene considerata dalle autorità slovene una zona rossa e la polizia di frontiera potrà richiedere la messa in quarantena alle persone che non esibiranno un test negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. Molte aziende hanno attivato lo smart working per i dipendenti e gli istituti scolastici superiori e le università da mercoledì 28 ottobre chiederanno agli studenti la presenza al 50%, quindi metà classi si recheranno a scuola e metà resteranno collegate da casa per la didattica a distanza. L'attività di calcio giovanile resta sospesa fino al 13 novembre. Si attendono ulteriori regole restrittive e possibili chiusure di palestre, piscine, limitazioni di orari per il settore della ristorazione e si parla già di un'ipotesi di divieto spostamenti tra le regioni che non è ancora stata confermata. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Saiuz. Bene cari amici, e con le notizie dal Friuli Venezia Giulia termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.